Siamo nell'anno 1979, in estate, nel mese di settembre. Stiamo avendo delle giornate veramente meravigliose, a differenza degli altri anni. Ecco la nuova arrivata nella famiglia Pontarelli. Si chiama Clarissa e ha 16 mesi. È una bambina veramente molto, molto, molto vivace e capricciosa. Ma siamo felici di averla. Ecco Gina. Gina è una nostra amica e con i suoi due bambini, Gianfranco e Vissia, ecco Vissia, Fabrizio, l'altro componente della nostra famiglia, che sta uscendo dalla scuola, tutto felice perché deve venire al mare. Siamo nuovamente sulla spiaggia, i bambini si divertono e noi sediamo sdraiati al sole. C'è Gianna, la moglie del nostro pastore. Eccoci che stiamo passando l'ultimo mese d'estate in compagnia. Oggi manca Anna, un'altra nostra amica, e sua madre. Fabrizio si diverte in acqua, a nuotare, a tuffarsi. Ecco Clarissa, in uno dei suoi momenti tranquilli, perché sono pochi i suoi momenti tranquilli. Mio marito, anche lui tutto sorridente, contento di trascorrere un mese in estate con noi, perché lui naviga ed è stato fortunato. Fabrizio, nuovamente, che voleva, tentava di dire una canzoncina, ma non è andata bene. Clarissa, adesso siamo nella campagna di zia Viola, una sorella nostra di chiesa. Nella nostra chiesa ci sono tante persone e tutte nostre amiche. Ecco, questa è la sua campagna di zia Viola. C'è qui un albero di fichi. Già ne abbiamo mangiati tanti e sono stati molto buoni. Fabrizio tenta di fare la scalata. Clarissa invece tenta di non sporcarsi. È una bellissima giornata. E zia Viola ci mostra tutto il suo operato. È domenica ed è il 13 novembre. Come ogni domenica stiamo per recarci a Formia dai miei suoceri per trascorrere questo giorno insieme con loro. Mario si sta dilettando nel riprenderci. Ha promesso a se stesso di divenire un buon cineasta. Siamo a casa di mia suocera. Una bellissima giornata che ci dà la possibilità di stare fuori al balcone a prendere un po' d'aria e sole. Ho lasciato il microfono per fare due chiacchiere con mia suocera ed infatti la cosa è evidente. Ora sono in cameretta perché ho dovuto cambiare Clarissa, che ha fatto i suoi bisogni. Quel signore che ora vedete è mio suocero, per chi non lo conoscesse. Ecco Clarissa. Sì, papà. Sì. Chiama forte, va. Ora ci troviamo al campo di Enauli, dove ci siamo recati insieme ai giovani della chiesa a vedere una partita di calcio che loro stesso dovranno fare.
I nostri ragazzi hanno riportato la vittoria perché gli avversari si sono presentati in due. La partita si è svolta con solo 6 giocatori. Che partita, ragazzi! Ecco Anna che tenta di non farsi riprendere, ma ahimè, Mario è più veloce. Cioè, non è solo Anna che non vuole farsi riprendere, c'è anche Virginia che non vuole farsi riprendere. Ecco i nostri giocatori all'opera. C'è Marco, Adriano, Paolo, Marco Salerno, i nostri bambini. Ecco le ragazze, Virginia che scappa, questo è mio marito, Mario. Neppure Valeria vuole farsi riprendere. Ecco la partita. '83, Fabrizio compie 8 anni, quindi tanti auguri al piccolo Fabrizio. E, qui raccolti ci sono tutti i suoi amici, nominarli sarebbe un po' troppo lungo, comunque ci sono tutti, ci sono gli amici della sua chiesa, ci sono gli amici ci sta qualche amica della sua scuola. Ci sono i suoi cuginetti, ci sono gli amici più stretti. Tanti auguri felici, tanti auguri.
Sì, che bello tutto qua. Apri, tu c'hai le tasche. No. Patrizia. Apri. Allora, per il pantalone. Per il pantalone. Vedi che c'è.